siamo il FAI che tramite poi le firme che siamo riusciti a raccogliere ha preso a cuore quello che era appunto il nostro luogo, e quindi San Miserino, e di conseguenza avevamo già progettato ancora prima dell'inizio del censimento, quindi maggio, 17 maggio dell'anno precedente, un'idea di valorizzazione, promozione e gestione poi successivamente. È un discorso che è partito un po' di anni fa, non abbiamo mai avuto la possibilità poi di creare un movimento del genere. Quest'anno, con l'unione di più associazioni, che io ringrazio ancora, che si sono unite, hanno unito le forze per racimolare quanto più possibile voti, non soltanto dal punto di vista appunto delle persone che venivano a conoscerlo, il sito, o della popolazione, ma con una programmazione fatta, come dicevo appunto, a partire da maggio, siamo arrivati a toccare anche le scuole, che ci hanno dato il modo appunto di poter raggiungere un risultato. Bene, qual è il progetto? Io non dico tanto, perché comunque ci stiamo ancora lavorando, sì. Sono idee che sono state gettate così, ma si punterà soprattutto sulla promozione e valorizzazione. Il pensare di volerlo recuperare è un discorso molto più oneroso, molto complesso, più lungo, certo. Complesso, per cui stiamo cercando in tutti i modi di vedere quello che è San Miserino come un'opportunità per poter lanciare lui stesso e anche il paese, per aumentare ancora di più quelle che sono state le utenze che sono venute fuori a visitare. Sì, perché Dolores ha avuto sempre questa cosa di personalizzare San Miserino, no? Perché comitare si chiama San Miserino con il paese come se fosse una persona, perché ormai mentalmente tanto in confidenza che la assolutamente. E infatti dopo poi i risultati siamo stati contenti di averlo fatto diventare questo.